fasulye, un piatto tipico curdo, katlet dallo Sri Lanka e koresh bademjoon dall'Iran. Il pranzo domenicale di Davos invita a provare pietanze provenienti da tutto il mondo. Decine di rifugiati organizzano un pranzo per sé e per la popolazione locale. Il grande evento culinario è una delle tante manifestazioni della comunità di interesse Offenes Davos. Anche Nishanta Pereira vi partecipa regolarmente. 2 anni e mezzo fa è giunto a Davos dallo Sri Lanka con la sua famiglia. Davos? Il primo corso di tedesco che abbiamo frequentato è stato organizzato dalla comunità di interesse Offenes Davos. Il corso è stato molto utile per la nostra vita. Abbiamo frequentato sin dall'inizio anche i pranzi domenicali, dove abbiamo conosciuto diversi amici svizzeri. I miei figli hanno potuto partecipare ai progetti per bambini della comunità di interesse Offenes Davos. L'associazione è stata creata su iniziativa della popolazione. Nel 2009 qui a Davos è stato aperto un centro asilanti. Molte persone del posto si sono unite alla comunità di interesse Offenes Davos al fine di proporre offerte utili per i rifugiati. Noi diciamo sempre, l'elemento centrale della comunità di interesse è il servizio di consulenza. Esso viene gestito da Doris Schweighauser e Alexander Hedinger. I rifugiati e i richiedenti l'asilo hanno così la possibilità di usufruire del servizio di consulenza durante 3 pomeriggi a settimana, in questioni giuridiche ma anche quale accompagnamento nella procedura d'asilo. A volte si tratta solo di leggere insieme la loro posta per verificare cosa bisogna fare. In questo modo dispongono di un servizio di riferimento indipendente. Attualmente qui a Davos l'atteggiamento nei confronti dei rifugiati è prevalentemente positivo. All'inizio era molto diverso. Le persone del luogo riferiscono di uno sviluppo positivo nel loro villaggio. Secondo me la comunità di interesse è riuscita a promuovere fortemente tale sviluppo. I pregiudizi qui sono sicuramente diminuiti, non sono del tutto scomparsi, ma non sono a conoscenza di grandi avvenimenti negativi legati ai rifugiati. Proprio in questo ambito, secondo me, la comunità di interesse svolge un grandissimo lavoro. Vi sono molte attività aperte, come ad esempio questo pranzo domenicale, alle quali tutti possono partecipare liberamente. Si vede che funziona, che non sono brutte persone che vengono qui solo perché vogliono approfittare della nostra ospitalità. Penso che la comunità di interesse si impegni veramente per una convivenza pacifica tra indigeni e stranieri. In questo modo le persone possono incontrarsi e constatare che ognuno può dare qualcosa all'altro. A Davos abitano persone molto molto cordiali. È una città molto bella, con molto ghiaccio e molta neve. La comunità di interesse, Offenes Davos, è un dono di Dio per gli stranieri.